Ciao giovani teste matte di pescatori che non siete altro. Oggi vi faccio una recensione di un moniero che vi ho fatto vedere nella precedente recensione da casting dell'SLX di Shimano. Ma vi ho fatto vedere il Rev X di Abu e alcuni mi hanno detto: cazzo, ma facci la recensione di quello che ci interessa di più. Va bene, ok, ve la faccio. Per certi versi questi sono i due mulinelli che io preferisco sulla fascia di prezzo dei circa 100 euro, ok? Perlomeno all'epoca di gennaio del 2019. L'SLX in senso generale lo ho preferito per alcuni aspetti, in particolare la compattezza, però devo dire che anche il Revo ha le sue applicazioni e a volte avere anche entrambi ha i suoi scopi. Questo perché? Entrambi sono mulinelli che hanno la cassa di alluminio, che è molto importante per avere una sensazione di solidità in mano e soprattutto poter anche utilizzare esche importanti oppure che fanno molto attrito in acqua senza sentire il mulinello che si contorce. Il Revo X ha una manetta leggermente più corta, perché fatemi buttare un occhio, quella dello Shimano è una manetta da 90 mm, questa dovrebbe essere una manetta da 80, se non vado errato, non c'è scritto da nessuna parte, ve lo dico io, me lo invento, è da 80. Però diciamo che c'è chi questo manettone che ha l'SLX non lo gradisce particolarmente e preferisce una manetta di dimensione più standard, perché magari ha tutti gli altri mulinelli con questa che è la misura standard e quindi passando da una canna all'altra va meglio con questo sistema qui. Il mulinello di per sé è un po' più pesantino dell'SLX, l'SLX è sotto i 200 grammi, questo è sopra i 220, però generalmente 20 grammi su un mulinello da casting non sono tutta questa allucinante difficoltà. Per contro comunque la meccanica del mulinello è estremamente robusta, perché questo ha uno storico di essere un mulinello estremamente affidabile, quindi questa è una cosa molto positiva. Un aspetto positivo di questo mulinello rispetto all'SLX, che può essere per molti un motivo di scelta, è la regolazione del freno di lancio esterna. Mentre l'SLX dovrete andare ad aprire il mulinello per andarlo a variare il freno centrifugo, questo, avendo un freno magnetico, in particolare questo magnetico, ma non c'entra, perché significa semplicemente che ha sia il magnetico sia la possibilità di regolarlo estremamente esternamente tramite questa regolazioncina. C'è chi preferisce comunque il freno magnetico in senso generale, e sono questioni di gusti. Il freno magnetico agisce in maniera differente rispetto a quello centrifugo in termini di trazione che crea sulla bobina nel momento del lancio. Il freno centrifugo e magnetico sono due cose un po' diverse. Diciamo che il freno centrifugo si attiva solo oltre una certa soglia, il freno magnetico è sempre leggermente attivato, quindi di questo possiamo discuterne in separata sede in un approfondimento di magnetico versus centrifugo. In generale il mulinello però è costruito molto bene, quindi non posso fare altro che consigliarlo. Ed ha un'altra caratteristica che è molto interessante. Mentre l'SLX sviluppa la propria gamma partendo dal 6 rotti a 1, 7, 8 a 1, il Revo esiste anche in questa versione che ho in mano in questo momento, che è un 5 4 a 1. Questo è un ottimo mulinello che, pur essendo un compatto, può essere utilizzato per esempio per le swimbait, ok? Potete metterlo su una canna swimbait non estrema, non per le swimbait da 280 grammi, ma per delle swimbait abbastanza misurate, questo è comunque un mulinello che vi permette di andarlo a utilizzare. Cassa in metallo, recupero lento, si può fare. Comunque si può avere un mulinello adatto a tutte quelle esche che ad esempio invece fanno grande trazione in acqua, degli spinner bite con le palette grosse, dei crank con le palette lunghe. Avere un mulinello 5-4, uno su tanti, è comunque una buona idea. Quindi va a tappare una cosa che l'SLX fondamentalmente non fa. Detto questo, penso di avervi riassunto un po' tutto quello che c'era da sapere. Abu comunque è un grande marchio, molto popolare, sicuramente tra i più importanti insieme a Daiwa e Shimano, quindi non posso fare altro che consigliarvelo. Il mulinello peraltro ha un look veramente molto figo, devo dire. Ah, scusate, un piccolo particolare, questo mulinello è dotato di 8 cuscinetti anziché 4 come l'SLX. C'è da dire la verità, i cuscinetti extra, i cuscinetti fondamentali sono i due che noi troviamo sul pignone e i due che noi troviamo sui lati della bobina. Quelli sono i cuscinetti che servono realmente, quindi 4 è già un ottimo numero. Poi avere un cuscinetto magari sui pomoli della manetta o alla base della manetta può aggiungere un po' di sensazione in più, di fluidità, che però realmente poi nella pesca
va poco, cioè nel senso, più che altro ho notato una cosa, le manette, nonostante abbiano a volte delle piccole sbavature, come questa ad esempio, che sono un problema zero, cioè vi dico, ve lo faccio solo notare perché mi è capitato più di una volta di vederlo su Molinelli Abu, ma sono delle manette molto confortevoli, questo basta grattare un po', e viene via una bavettina, e hanno anche un buon feeling, cioè non c'è un grande lasco come a volte si trova sui modelli economici che muovi la manetta balla di mezzo centimetro insomma ok ragazzi vi ho detto tutto quello che c'era da sapere. Arrivo X, mi raccomando ragazzi, se avete da fare acquisti fatelo sul nostro store Bosco lo Sport, boscolosport.com. Se volete vedere altri video tipo questo cliccate su mi piace, iscrivi, clicca, campanelle, cose varie. Dateci un supporto, scriveteci un commento, dateci un ok o un non ok se non vi è piaciuto il video, ma diteci anche perché però. Se volete vedere qualcos'altro sul casting, avete delle domande più specifiche su determinati modelli, non avrò molto piacere quest'anno di fare molti video relativi al mondo del casting perché a me piace parecchio. Ciao a tutti quanti, vi saluto, statemi bene, da Fabio Boscolo, bye bye. Pirimi!